La mia città mi ha trasferito solo una grande storia, una grande energia, l'amore per la musica, l'amore per l'arte, l'amore per la vita, l'amore per il cibo. Napoli è la casa madre, che cosa potrei dire se non bene della mamma? I roghi, gli incendi di queste ultime settimane sono una ferita per chi ama questa città. Guardi, questa è una cosa che ho scritto, ahimè purtroppo, il brano che ha vinto tutti questi premi, questi riconoscimenti, la canzone originale è proprio dal titolo Abbi pietà di noi, dove sono andato oltre la retorica e diciamo ho cercato di colpire il cuore del problema. Quindi mi piacerebbe certe cose prendere posizione prima che si arrivi alle tragedie, insomma, nel senso che è inutile mobilitarsi dopo che le cose accadono. Secondo me prendere coscienza prima, prendere posizione rispetto a quella che è la mala politica, è quella che è la mala politica del nostro paese che contamina la nostra città, siamo precisi, perché sennò diventa sempre che Napoli diventa sempre una sorta di contagio del paese. C'è una mala politica del paese che secondo me contagia profondamente la nostra città. Abbi pietà di noi, nel senso prendiamo coscienza e prendiamoci le nostre responsabilità. Mia colpa, mia grandissima colpa. Ecco, in questo è un ruolo importante poi anche la musica, perché trasmette messaggi sociali. A questo ci riallacciamo proprio al tema del festival, perché è un social world film festival. Lei quindi attraverso il suo concerto stasera quale messaggio vuole trasmettere al pubblico? Attraverso la mia musica in genere, ogni mio concerto vuole solo dire una cosa, che da cuore a cuore, attraverso la parola, il suono, il gesto, la danza, vogliamo comunicare un effetto diverso, di andare oltre la retorica, di riposizionarci rispetto ad alcuni temi e di viverli costantemente e incessantemente. Quindi non è una sorta di presa di coscienza radical chic, ma è una presa di coscienza culturale e di dignità umana. Un commento infine su questo festival organizzato da giovani. Tutto ciò che viene organizzato dai giovani non può essere che geniale e straordinario, perché come dico io sempre e da sempre, i giovani sono il punto luce. Basta solo seguirli e ti troverai in una contemporaneità che vive anche rispetto al passato con una grande coscienza. Viva i giovani!